Come spenderei 1 milione di dirham? Non li ho una. O vanno a l'ubriatorio. Non sono un amante di video budget, anche se devo ammettere che sono molto popolari tra i vari youtuber, ma per la serie quello che guadagno e come lo spendo sono fatti miei e di certo non lo vado a condividere in rete. Però ho deciso di fare proprio questo esercizio di stile per la serie. Divertiamoci un po'. La cifra l'ho fatta scegliere voi con un sondaggio e mi avete dato da spendere 1 milione di dirham, circa 250.000 euro. Faccio una premessa. È, come dicevo, un esercizio di stile, quindi lascio stare cose tipo comprerei la casa nuova ai miei genitori, comprerei l'auto nuova a mio padre, apro 5 ospedali in Africa, così come lascio stare scelte intelligenti. Voglio dire, se avessi veramente 1 milione di dirham da spendere, probabilmente acquisterei uno o due appartamenti, li metterei a rendita e fine della storia. No, questi soldi, considerando che sono virtuali e caduti dal cielo, diciamo che le spendo per cose, non dico futili, ma che magari non farei nella vita reale. E poi voglio dire, non ho bisogno di avere un'entrata extra per dare una mano ai miei genitori, per fare beneficenza o per fare una programmazione finanziaria intelligente. Quindi, arriva questo 1 milione di dirham, ecco che cosa io farei. Non sono pochissimi, ma non sono neanche tanti. Aspettate, fermi, prima di fare critiche, statemi a sentire. Con 1 milione di dirham, 250.000 euro, sì, puoi comprare una bella casa. Qui a Dubai la puoi comprare anche magari in zona mare, se non proprio vista mare, ma poi budget finito. Magari se non hai già un appartamento di proprietà, puoi finalmente smettere di pagare l'affitto. Se hai già una casa di proprietà, compri una seconda casa al mare, oppure compri una casa che può generarti poi una rendita. Ma non ti è cambiata la vita, non sei diventato ricco, hai aumentato sensibilmente la tua qualità di vita, ma non l'hai stravolta. Oppure, se vuoi comprare la supercar dei tuoi sogni, 1 milione di dirham probabilmente neanche ti basta. Tante Ferrari costano anche più di 1 milione di dirham. Ti puoi portare a casa, che so, una Portofino con circa 900.000 dirham, ma poi hai esaurito il budget. E ti ci vedi a fare lo stesso stile di vita di prima, ma andando in giro in Ferrari? Non credo proprio. Premesso questo, ecco come io mi divertirei. Sicuramente prenderei subito un 10% del budget e lo dedicherei per far crescere ancora più velocemente il canale YouTube, magari facendo pubblicità o magari prendendo un professionista che possa darmi una mano, supportarmi in determinate cose che oggi faccio io. Un altro pensiero andrebbe alla libreria che ho in ufficio. Completerei la collezione del Piccolo Principe, magari riuscendo a comprare anche qualche edizione rara, e con una libreria nuova fatta su misura per valorizzare la collezione. Comprerei un fuoristrada, non necessariamente nuovo, con assetto estremo, quindi non un'auto da usare tutti i giorni e poi farti la gita in deserto una tantum, ma qualcosa da usare solo per l'uscita in fuoristrada. Con tutte le modifiche per affrontare i tratti più impegnativi e anche brandizzato. Magari farei anche verniciare la moto dello stesso colore. Diciamo che non orientandomi sul nuovo, con 200-250.000 dirham dovrei prendere un bel giocattolino. Un sogno nel cassetto è un viaggio alla Laguna Truk, in Micronesia, per fare immersioni. È un posto fantastico, teatro di una battaglia tra l'esercito americano e quello giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. E c'è una stratificazione di relitti, proprio americani e giapponesi. Un vero e proprio paradiso per i sub. Soprattutto per quelli appassionati di relitti come me. Magari con l'occasione cambierei anche l'attrezzatura fotografica e subacquea, ma in questo diciamo che sono supportato dagli sponsor, quindi sarebbe solo il costo del viaggio. Abbinerei magari prima o dopo qualche giorno di relax, considerando che il viaggio in Micronesia è sufficientemente impegnativo. Diciamo che con 50-75.000 dirham dovrei riuscire a fare comunque un bel viaggio. Con quello che rimane farei una via di mezzo tra shopping, un viaggio e un periodo sabbatico per esplorare nuovi posti. Prenderei un volo per Londra, dove magari mi fermerei qualche giorno per fare shopping. Poi da lì proseguo a New York,
Sono stato all'Apple Store per comprare il modello di punta dei MacBook Pro. Voglio dire, non ho bisogno di rinnovare l'attrezzatura, ho da poco cambiato anche il personal computer, ho acquistato lo schermo per l'ufficio, però dai, fatemi sognare un pochettino. Un salto a Miami per andare a salutare alcuni amici e magari con l'occasione fare anche un giro della Florida per vedere cose che l'altra volta non sono riuscito a vedere. Almeno una tratta proverei a farla con un jet privato, mai preso in vita mia finora. November 610 Juliet Kilo, you'll be number 2 for departure about 1 minute and 20 seconds. There will be a citation restraining departing ahead of you. E in un'altra proverei la suite privata dell'Etihad. Ed infine approdo in California, dove prenderei una casa in affitto, magari una villa, se non sono troppo costose, e resterei fino alla fine del budget. Nel periodo in California proverei a incontrare e intervistare quante più persone possibili del settore dei social media, per prendere nuovi spunti professionali. Ma anche per incontrare qualche mito della mia infanzia, che so, il Sylvester Stallone di turno, per citarne uno. O magari proverei a intervistare Brian May. Tempo fa avevo contattato l'ufficio stampa di Brian May, che però non aveva accordato l'intervista perché era in tour e durante tour Brian non rilascia le interviste. Dopodiché ha avuto un periodo di salute un po' precario, per cui anche lì niente interviste, e poi si è trasferito dal Regno Unito a Las Vegas, dove vive tuttora, per cui potrebbe essere l'occasione giusta per magari incontrarlo. E farei poi tante escursioni ed esperienze in loco, compresa magari una capatina nella Death Valley. Però state tranquilli, perché se tutto questo dovesse accadere davvero, voi sareste sempre con me, perché farei tanti video per il canale YouTube. Ma salama!